Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale del Tonsore Ignorante. Come sbarbata di oggi avevo pensato una sbarbata dalle profumazioni calde, dato che è arrivato l'autunno, e finalmente è arrivato, perché non ne potevamo più del caldo. E io amo l'autunno. Sì, amo. Come dicevo prima di fare lo scemo, io adesso mi vado a inumidire il viso con acqua calda e mi vado a fare il prebarba. Intanto andiamo a vedere i prodotti. Onig. Sapone di Haslinger. È un hard soap che viene venduto senza confezione, viene venduto solamente con la sua etichetta in celofanato, quindi è anche un discorso eco-friendly, ovvero innanzitutto è un prodotto senza imballaggio e in secondo luogo si può andare a riutilizzare una vecchia ciotola di un sapone senza per forza buttarla. Hard soap, prodotto in Austria, è un panetto da 60 grammi, profumo al miele, sapone vegetale. Chavette Magic 11062. È uno chavette made in Italy. Manicatura e corpo in acciaio inox, reggidito in plastica, pesa circa 44 grammi e ha la slitta per l'innesto della lametta, quindi è un rasoio chavette a due pezzi. Gillette Ruby Plus, un'altra lametta di casa Gillette, prodotta in Russia, sono lamette rivestite al platino. Adesso andiamo a vedere come si monta la lametta dentro lo chavette. Innanzitutto estraiamo la slitta, andiamo a prendere la nostra lametta con il lato dell'incarto verso l'alto, la pieghiamo e andiamo a schiacciare finché non sentite clac. L'apriamo. E come potete vedere la lametta è divisa. Lametta che avrà creato delle guancette che andranno ad aggrapparsi alla slitta. Quindi lametta alla mano, la posizioniamo sulla slitta, in questo modo, dove sono i due dentini che fanno da aggancio. Come vedete, la lametta è perfettamente allineata. Pennello Omega 10218. È un pennello in setola con effetto finto tasso. Il mio, come potete vedere, è leggermente umido perché l'ho tenuto in ammollo tutta la notte e ve lo sto giusto facendo vedere in video. Come dicevamo, è un pennello in setola finto tasso, cioè questo effetto che gli danno. Pesa circa 40 grammi. Ed è alto 1,3 cm, nodo da 22, manico in ABS, si differenzia dai 10-219 per la colorazione del manico, ovvero i 10-219 hanno il manico nero, mentre i 10-218 hanno i manici colorati, rosso, giallo, verde, blu. L'altra differenza che hanno dal 10-018 è che i 10-018 non hanno l'effetto tasso. Intanto che il prebarba fa effetto in viso, noi andiamo a montare il sapone. Andiamo a strizzare come sempre il pennello che io ho tenuto in ammollo tutta la notte in acqua calda. Fate attenzione a non arrivare con l'acqua calda fino al manico in ABS, perché sennò, come vedete, rischiate di spezzare la plastica e quindi questo comporterà la perdita dei ciuffi. Pennello strizzato, sapone alla mano. Devo ringraziare Giovanni per questo sapone, anche se un pochino lo odio, perché so purtroppo che questo sapone su di me non ha un ottimo effetto. La profumazione è ottima, l'inci anche, però non so come mai sulla mia pelle non si comporta bene. Ora che il sapone è stato prelevato, mi vado a sciacquare il prebarba con l'acqua calda e iniziamo a montare in viso. Intanto che applichiamo il sapone in viso, ci tengo a fare una premessa. Io non sono né un esperto né un amante utilizzatore di chavette, quindi in questo caso io andrò a fare solamente un passaggio in pelo e giusto qualche passaggio di rifinitura, diciamo un passaggio slant / contropelo.
perché purtroppo essendo mancino e avendo delle vertigini da questo lato quasi impossibili da prendere, mi è impossibile andare ad effettuare un contropelo pieno. Pennellino super comodo, ha un backbone un po' strano, le punte sono abbastanza pungenti, ma avendo un nodo così piccolo penso che il backbone sia per questo, e un ciuffo anche così corto. Le punte certe volte creano un massaggio molto efficace, soprattutto se si ha una barba particolarmente lunga, tipo più di 4 giorni. Andiamo a togliere questa barbaccia di circa una settimana, anche poco più forse. Tendiamo bene la pelle e cominciamo. In questo caso, dato che devo andare ad effettuare dei passaggimento in zona baffi, siccome mi scivolano le mani, vado a sciacquarmi un attimo il viso e poi rinsapono solo nella zona interessata, altrimenti mi scivolerebbe troppo la pelle tra le dita e non riesco a tendere bene e rischio di affettarmi. Come vedete mi sono sciacquato il viso con acqua calda, fortunatamente tagli zero, giusto qualche piccolo red points qua e là, come vedete qui è in zona baffi e forse qualcosa anche sotto al mento, ma tagli zero. È normale anche perché non ho più la mano, rasoio che non uso
seriamente dal 2012-2013, l'anno in cui l'ho acquistato, quindi devo dire che la mano un po' l'ho persa. Procediamo per la seconda insaponata ed ultima. Rasoio sciacquato e procediamo. Rasatura terminata, come vedete io mi sono andato a sciacquare con acqua calda, zero tagli e irritazioni, ma ovviamente qualche red point qua e là, come già visto prima, è comparso. Invece del dopo barba, questa volta voglio usare il gel all'aloe al 98%. Sì, no, tranquilli, eh? Ma sì. Altra trapanata? Scusatemi, ma stanno facendo i lavori di ristrutturazione sotto solo da aprile e quindi ce li dobbiamo tenere e sopportare. Dicevo, gel all'aloe al 98%. È un ottimo lenitivo in caso di irritazioni. Io lo metto solamente per il fatto che se mi mettessi un aftershave adesso mi vedreste urlare. Non tanto per le irritazioni, ma perché la lametta comunque dello Chavette è a lama viva. Quindi qualche grattata me la sono tirata, vedete i red points. Escono un po' tutti con l'acqua calda. Mettete poco gel all'aloe perché chiude molto i pori della pelle e soprattutto se ne mettete tanto diventate bordeaux. E sentirete la pelle bollente, mentre facendo così io ne metto poco poco. C'era anche il martello, ce l'avamo dimenticati. Poi dopo c'è lo scalpello. Un po' di aria per rinfrescare la pelle. E poi lo sciacquo subito con acqua fredda, in modo da chiudere del tutto i pori della pelle. Sciacquato mi sono sciacquato. Omae wa mou shindeiru. Nani? Sciacquato mi sono sciacquato, ora passiamo alle conclusioni. Aslinger Dionig, sapone vegetale al soap, profumazione fortissima di miele e molto dolce. Ringrazio soprattutto Giovanni Bellavia per avermelo consigliato, nonostante sulla mia pelle non abbia degli effetti stupefacenti. Come dice lui sul suo blog, il sapone ricorda molto le caramelle al miele, infatti vi lascio il link del suo blog in descrizione, andate a vederlo. Chavette Magic. Chavette, 7 euro di Chavette senza infamia e senza lode. Non so se costa 7 euro adesso, questo è quello che mi sembra di averlo pagato 7-8 anni fa. Comodo, fa il suo dovere, è il classico Chavette che usano tutti i barbieri. Stesso il mio barbiere mi chiese di prendergliene uno. Gillette Ruby. La metal platino che devo dire, su Chavette non sembra una platinum. Sembra una super stainless, lo dico proprio sinceramente, perché passa, falcia via tutto, ma la si sente che la lama è bella cruda al passaggio sul viso, non è una lametta piuttosto delicata come solitamente sono le platinum in viso. Devo averla rivalutata su Chavette, molto, molto efficace. Omeghino 18. Omega da
supermercato da casalinghi, prezzo veramente basso, circa stiamo parlando di 2, 3, 4 euro di pennello. Fake badger, quindi finto tasso. Inizialmente io ho avuto un po' di problemi con questo pennello, innanzitutto perché pizzica quasi sempre. Infatti, come vedete, ho fatto due passate e non ho insistito più di tanto. Inizialmente ho trovato che il pennello puzzasse molto di selvaggina, nonostante gli abbia fatto un rodaggio abbastanza lungo, l'abbia tenuto più volte in ammollo con sapone, con balsamo, con sapone di Aleppo e con altri saponi. Il ciuffo è veramente rigido, ma aiuta molto a stemperare i saponi, soprattutto gli hard soap, come in questo caso Haslinger. È un pennello che secondo me non deve mancare a nessuno, è quel classico pennello che vi potete anche portare in viaggio, che va bene per le sbarbate quotidiane, è comodo, lo trovate a 2 euro, se vi si rompe lo ricomprate. Vorrei sapere se qualcuno di voi ha avuto il mio stesso problema con il pennello, ovvero che riscontro questo odore strano di selvaggina ogni tanto. Gel all'aloe non deve mai mancare in casa, secondo me, perché in caso di irritazioni davvero brutte da rasatura, ad esempio, quando provate delle lamette che non conoscete, e ritorniamo al discorso fatto nel video precedente, ovvero di provare le lamette per capire quali sono adatte al vostro viso, il gel all'aloe risolve quasi tutti i vostri problemi, soprattutto le bruciature da rasatura. In commercio se ne trovano diversi tipi, diverse marche, però l'importante è sempre che sia gel al 98% di aloe vera. O in alternativa utilizzate una foglia di aloe se avete le piante in casa. Io ce le ho, ma mi dispiace tagliare una pianta solo perché mi sono fatto male facendomi la barba. Sono degli ottimi nutrienti e aiutano veramente tanto quando ci si fa male in rasatura. Non dico che curano i tagli, perché per quello più degli stick o dell'allume di rocca non possiamo fare, però questi aiutano davvero quando ci si brasa in rasatura. Fatemi sapere cosa ne pensate dei saponi Haslinger, perché sono davvero curioso del vostro parere. Soprattutto perché inizialmente a me dava molti problemi di cute, soprattutto a livello del naso, ovvero mi irritava la pelle quando passavo il sapone in viso, notavo che la zona naso e zigomi diventava piuttosto rossa e le rasature non erano mai tanto soddisfacenti. In più sarei davvero curioso di sapere se preferite Chavette o rasoi da Bollege. Che dire ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, spero che il video vi sia stato utile. Ovviamente non è un video dedicato ai neofiti, perché un rasoio come lo Chavette non è consigliabile a un tonsore alle prime armi. Se vi sono simpatico e mi volete bene, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima sbarbata. Ciao barboni! See you again in the dark side.